Una nota creator di OV, Manuela La Cetacea, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito ad una festa organizzata da Fedez a cui lei avrebbe partecipato insieme ad altre college della nota piattaforma. A poche ore da queste rivelazioni, Fedez ha chiamato Giuseppe Cruciani per parlargli di un suo nuovo progetto che ha a che fare proprio con il noto social network a pagamento. Il nuovo progetto di Fedez: più mi dicono di ripulirmi e più faccio il contrario. Federico ieri ha chiamato Cruciani per raccontargli del suo sbarco sulla piattaforma americana. Ciao Crux, come stai? Ti devo dare una novità. Nessuna brutta notizia, tranquillo, niente di grave. Ho deciso di aprirmi un profilo OV e volevo dirlo prima a te, so che ci tieni a queste cose. Lo dico prima a te che ai miei genitori, Giuseppe Cruciani, ha risposto tirando in ballo il libro di Selvaggia Lucarelli, Il vaso di Pandoro. Per fortuna, avevo pensato a qualcosa di brutto, meno male. Poi dopo ho anche pensato mi volessi dire che avevi intenzione di scrivere un libro sulla Lucarelli. Questa storia del canale che apri e del nuovo progetto va benissimo. Il rapper ha parlato del tipo di contenuti che pubblicherà e poi ha replicato alla battuta su Selvaggia Lucarelli. Ho chiuso una collaborazione con i ragazzi di OV in America e adesso apro un canale. Fa ridere, tutti mi dicono che devo ripulirmi l'immagine e io subito tac, apro un bel canale di OV. Se farò vedere cose strane? No, ma va, ma che? Un sacco di star americane lo usano per mettere i cavoli loro senza esagerare. Ma più in generale quando tutti mi dicono di fare una cosa a me viene da fare l'esatto contrario. Comunque adesso che mi hai dato l'idea sulla Lucarelli ora faccio anche quello. E voi vi iscriverete al canale di Fedez?